ragazzi, benvenuti a questa seconda top sempre inerente ai Cavalieri dello Zodiaco. Oggi andremo a vedere i Cavalieri d'Argento. I Cavalieri d'Argento sono personaggi secondari che non hanno molto spessore nell'anime e neanche nel manga. Insomma, sono dei cavalieri molto di passaggio, giusto per unire la saga della Guerra Galattica a quella che è poi la scalata alle 12 case. E soprattutto per collegare il fatto che ci sono i Cavalieri di Bronzo e i Cavalieri d'Oro. Ma andiamoli a vedere e li ho divisi in 17 gruppi, perché alcuni Cavalieri d'Argento sono talmente veloci a morire che li ho raggruppati in gruppo perché non aveva senso di fare altrimenti. Allora, al numero 17 metto Albione. Albione, dice Feo, è il maestro di Andromeda. Muore in un inghippo tra il cavaliere Afrodite dei Pesci e Milo di Scorpio. Comunque è un cavaliere abbastanza insulso, usa delle catene, non mi sembra molto molto forte, non lo fanno mai vedere, e, insomma, ha solo il pregio di aver addestrato Andromeda. Al 16 metto Aracne, personaggio che appare solo nella versione animata. Anche qui un personaggio insulso che serve solo a far perdere tempo a Pegasus, a prendere l'acqua della vita per salvare Sirio dalla cecità. Servirà poi quell'acqua miracolosa? Non si sa. Sirio riacquisterà la vista alla quarta casa di Cancer, la prima volta, ma Sirio perderà la vista quasi sempre. Armatura di Aracne, color cacca, bruttissima. Al numero 15 metto Virnam. Virnam nell'isola tira giù l'aereo dove ci sono sopra Pegasus, Sirio e i cavalieri d'acciaio, dove dopo si affrontano nell'isola e Sirio perde la vista. È un cavaliere di non si sa quale costellazione che usa dei poteri psichici a quanto pare fortissimi, ha l'unico pregio di salvare la vita a Tisifone. Al numero 14 metto Betelgeuse o Trami della Freccia. Anche questo personaggio insulso che ha l'unico pregio di colpire Lady Isabel di sorpresa. Un colpo insulso viene ucciso da Pegasus con un semplice fulmine di Pegasus. Armatura forse anche carina, purtroppo è veramente brutto come personaggio perché è essenzialmente messo lì per fare quella cosa lì e colpire Lady Isabel con la freccia. Si poteva tranquillamente trovare un altro metodo e risparmiarsi un cavaliere d'argento in più. Ma perché non farlo? Tanto si sa, ci sono 88 costellazioni, poi secondo me Kurumada alcune se le inventa anche. E perché non metterci dentro qualche cavaliere in più? Tanto alla fine, al numero 13 metto il trio Argeti di Ercole, Orione del Cane e Daedalus della Mosca. Argeti, Sirius e Io della Mosca. E Dio della Mosca, scusate. Tre personaggi, tre cavalieri d'argento che attaccano Pegasus in convalescenza post Damian del Corvo. Allora, sono tre personaggi che arrivano, bussano Pegasus giusto ed esclusivamente per far vedere le loro mosse e poi vengono spazzati via dal cosmo di Pegasus quando indossa l'armatura di Sagittar. Insomma, tre cavalieri che non hanno né arte né parte, li ho messi qui perché comunque il trio di per sé è anche abbastanza carino, ma finora abbiamo visto dei cavalieri insulsi uno più dell'altro ed è stato veramente difficile scegliere chi mettere prima e chi mettere dopo. Al numero 12 metto Loto e Pavone. Più bello Pavone, meno bello Loto. Comunque un duo che in una puntata veramente noiosa aiutano, vanno alla caccia di Phoenix e lo stanno sconfiggendo cercando anche di uccidere una ragazzina con il nonno. Phoenix si incazza e li distrugge. Poi Phoenix andrà ad affrontare Virgo. Sono due discepoli di Virgo, quindi usano tecniche
simil Virgo, quindi telecinesi, robe di questo tipo, immobilizzano col loro cosmo Fenix, però poi alla fine le prendono, quindi in realtà non sono poi così forti come sembrano. Al numero 11 metto Agape o Cappella dell'Auriga nel manga. Anche questo è un cavaliere davvero insulso che prende un fantasma diabolico e praticamente si autotaglia la testa. Insomma, un cavaliere di poco conto. Più carino invece Dante di Cerbero o Vesta nell'altra versione animata. Carino, anche perché è uno dei pochi cavalieri italiani di tutto il coso. Carino che abbia le catene, carino che abbia le palle chiodate nelle sue catene. Anche qui però usa delle tecniche abbastanza brutte, abbastanza anche questo riempitivo. Poi c'è il maestro dei ghiacci, ecco invece il maestro dei ghiacci è un cavaliere invece piuttosto carino, peccato che gli facciano fare quella brutta fine nel cartone, cioè di essere soggiogato da Arles per poi cercare di uccidere Crystal, Crystal lo ucciderà, insomma. Però carina l'idea di inserirlo, potevano anche però non inserirlo perché tanto se nel manga che è la versione originale non esiste, perché crearsi dei personaggi? Al numero 7 metto Asterione. Ecco, allora, Asterione del cane da caccia. Asterione riesce a leggere nel pensiero e mette sotto Castalia in maniera poco ortodossa, poi Castalia si vendicherà e lo ucciderà. Mette sotto anche Pegasus, ma semplicemente perché legge nella mente e usa l'inganno di Asterione. Un bel cavaliere, sì, però insomma, più carino Moses della balena. Se non che anche lui usa una tecnica simile a Argeti, e qui ci fa vedere che lo sbusto di creare nuove mosse, nuove cose, forse Kurumada era un po' in vacanza in questo modo. Comunque Moses della balena, carino, ci sta, viene sconfitto da Pegasus che si inventa una nuova mossa. Comunque, più carino Babel del Centauro. Babel del Centauro è un cavaliere che usa delle tecniche di fuoco ed è della costellazione del Centauro. Carino. Sì, abbastanza. Attacca i Cavalieri dello Zodiaco quando meno se lo aspettavano. Perlomeno, almeno lui si redime perché riconosce la dea Atene e quindi andrà nel paradiso dei cavalieri. Eris è un cavaliere un po' effeminato probabilmente, e che è della costellazione della Lucertola. Affronta Pegasus e Pegasus avrà il pregio di sconfiggerlo e grazie a Eris e alla sconfitta di Eris poi riuscirà a sconfiggere anche Baian del Cavallo del Mare, seguace di Nettuno. Eris è un personaggio che si presenta come fortissimo, poi in realtà è il primo cavaliere d'argento a cadere, forse anche uno dei più deboli. Poi qui c'è il duo Tisifone Castalia. Io ho deciso di mettere terzo Castalia o Marin dell'Aquila. Non sono molto belle queste sacerdotesse guerriere, ma semplicemente non condivido il fatto di volerle mettere, ma soprattutto di mettere delle armature così brutte. Cioè non hanno gambali, hanno solo i copriginocchio. E devono colpire a piedi nudi degli altri con delle armature e guarda caso le distruggono. Cioè, non è stata una grossa scelta. Avrei forse a questo punto inserito delle armature esattamente come gli altri. Infatti, Tethys della Sirena, che è una donna, ha un'armatura molto più carina rispetto a loro. Comunque, mi piace di più Tisifone, la metto seconda. Cappello verde. Ofiuco anche lei come costellazione, cobra incantatore, insomma, molto più carina, combattiva e bella. E al numero 1 ci metto Argol di Perseo. Beh, dei tanti, forse il più carino, pietrifica con lo scudo di Medusa, quindi insomma, si merita il primo posto. Le armature dei Cavalieri d'Argento non ce ne sono di chi ne ha più belle, più brutte, secondo me aveva poca immaginazione
nel crearle Kurumada, però anche perché forse ha dovuto riempire dei pezzi, delle pagine prima di arrivare ai Cavalieri d'Oro, se no praticamente sarebbe già arrivato ai Cavalieri d'Oro ancora prima di iniziare la serie. Bene ragazzi, anche la classifica dei Cavalieri d'Argento finisce qui. Io vi do appuntamento al prossimo video. Un ciao da Chris e un ciao dallo Shibuya Caffè.